Si amplia la convenzione tra Regione Abruzzo e Carabinieri Forestali, una collaborazione rilanciata nel 2020 e che oggi si arricchisce di un nuovo accordo di programma per le attività quali controlli nelle cave, via, vinca e rifiuti. Presentato il bilancio delle attività relative ai controlli svolti in Abruzzo sulle aste fluviali, il protocollo d'intesa nel triennio 2020-2022 prevede un controllo su 25 di queste, classificate con la gradazione di scarso, pessimo e sufficiente. Ad oggi i Carabinieri Forestali ne hanno monitorate 15. Solo nell'ultimo anno sono stati effettuati 460 controlli, prevalentemente nelle province di Teramo, Pescara e Chieti, 31 illeciti amministrativi rilevati e 12 notizie di reato, di cui 7 contro persone note. I controlli sono stati effettuati prevalentemente nelle province di Pescara, Teramo e Chieti. Numericamente parlando, sono stati svolti 110 controlli a Chieti, 140 a Pescara e 190 a Teramo. L'Abruzzo è una regione importante dal punto di vista ambientale, il 40% del territorio è zona parco, con tutte le problematiche che ci sono, ma poi abbiamo anche una pressione antropica che è dettata dalla parte che si trova verso la costa, quindi diciamo preservare, conservare e prevenire, che è la cosa più importante, e questo è il concetto con cui ci siamo confrontati le prime volte con l'assessore, con il vicepresidente, e prevenire forse la migliore politica che possiamo fare per questo territorio. Questa grande sinergia farà in modo che in Regione Abruzzo quelle che sono le attività che vengono fatte verranno fatte ancora con più puntualità e conoscenza, perché saranno frutto di un'azione di verifica in loco, di un'azione di supporto tecnico, scientifico e amministrativo, che sarà fondamentale per elevare la qualità delle nostre azioni che mettiamo in campo. Tutti quanti vogliamo un'Europa, un paese e una regione più sostenibile. La vogliamo non solo dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista economico e sociale. È il periodo della transizione ecologica, io personalmente non lo vedo come un obiettivo da raggiungere domani mattina, ma più che altro vedo come un obiettivo, un percorso che tutti quanti noi dovremmo innanzitutto metabolizzare per poi arrivare a questi obiettivi nobili che anche la comunità europea ci impone.